Allora, Simone, già flirti con le altre, giusto? Ti ho visto insieme a Verde. Oh mio Dio, guardate! Ma che succede? Lo sapevo. Sapevo che Diana non l'avrebbe dimenticato. Vittoria! Vittoria! Le panni sono forti! Le panni sono le migliori! Accidenti, che noia! Vittoria! Ehi, che cosa ha detto quella lì? Ragazze, non distraetevi! No, Diana ha detto che siamo noiose! Diana, per quanto ancora dovrai saltare, voglio mangiare! Vittoria! Vittoria! Le panni sono forti! Ascoltami, prima cosa abbiamo una sessione di allenamento e poi il bar è al secondo piano. Se vuoi mangiare, vai a mangiare, non c'è bisogno di distrarci, avanti! Vittoria! Le panni sono forti! Oh sì, sono proprio forti! Abbiamo trovato questo zoo abbandonato non molto tempo fa. Gli animali hanno davvero bisogno del nostro aiuto. Aiutaci a salvare queste povere creature e a costruire per loro habitat accoglienti. Scarica il nostro gioco e mettiamoci al lavoro. I panda, gli elefanti e i leoni hanno bisogno del nostro aiuto. Diana, che cos'è questo? Le panni sono forti! Ciao ragazzi! Tienimi un attimo questi. Aspetta, Simone, è solo una foto in costume da bagno al mare. Che c'è di strano? Non va bene, siamo fidanzati e foto del genere non dovrebbero essere su Instagram. Vittoria! Noi siamo d'accordo. Una ragazza fidanzata non dovrebbe avere foto del genere su Instagram. Simone, che ti prende? Sono solo foto. No, non voglio foto del genere su Instagram. Cancellale. Le panni sono forti. Ragazzi, ci distraete. Ragazze, continuate ad allenarvi. Ok, Simone, cancellerò le foto, ma lascerò le altre. No, Diana, o cancelli tutte le foto o non siamo più fidanzati. Oh, davvero, Simone? Ho capito. Non pensavo che per qualche foto il nostro fidanzamento sarebbe finito, ma sia quello che vuoi. Senti, la mia ragazza non dovrebbe postare foto del genere. Ehi, Simone, Diana ha detto che non vuole cancellare quelle foto. È la sua guardia del corpo. Senti, tu, non interferire. Stanno uscendo insieme, capisci? Adesso c'è una terza persona nel nostro rapporto. Mia, non metterti in mezzo. Che significa? Lasciatela in pace. Sai cosa, Diana? Questo è troppo. Ragazzi, andiamo. Questa è pazza. Oh mio Dio, questa Mia è matta. Perché si intromette nella loro relazione? Mia, perché l'hai fatto? Come perché? Non sta a lui decidere che foto puoi pubblicare e quali no. Non è giusto. Mia, non capisci? Hai fatto arrabbiare Simone, ora sarò nei guai per colpa tua. Ragazze, andiamo. Diana, avevo buone intenzioni. Sì, lo so, ma... Mia, lasciaci in pace. Rovini sempre tutto, perché? Ice, che c'è nei panini oggi? Oggi non ci sono panini. Ciao, Ice, dammi 5 gomme. Ciao, eccole qui. Ciao, Cab, come va? Bene, ma non ho soldi. Non mi servono i tuoi soldi. Di mamma ne ha lasciati un po'. Ecco a te 5 gomme, Kev. A chi le darai? Alle ragazze? Certo che no, le mastico io, bello. Ehi, biondina, perché te la prendi con i miei ragazzi? Ice, cioccolata calda. Oh, ciao tesoro, come stai? Sto bene, Simone. Prepara una cioccolata calda anche per lei. Simo, forza, calmati, smettila. Simone, tutto bene? Dov'è Diana? Ma che differenza fa? Fammi una cioccolata, anche per Verdaccia. Hai capito bene, Ice, cioccolata. Molto bene, una cioccolata. Sa che è successo tra Simo e Diana? Oh mio Dio, Patrick, guarda, Simone sta abbracciando Verde. Devo fare subito una foto, ecco. Lo affronterò dopo scuola, te lo giuro. Cuculo, calmati, stai seduto, lo batterò io stessa, ok? Ci penso io. Scusa, stai prendendo le difese di Cuculo? Ragazzi, io vi amo entrambi, vi amo tantissimo. E mi batterò per Simo voi. Sta facendo delle sciocchezze e se ne pentirà. Se Diana lo scopre, lo lascerà. Questo non lo aiuterà. Ragazzi, come stiamo io e Verde insieme? Simone, in qualche modo io starei con... Rilassati, Dima non è a scuola oggi. Smetterò di rispettarti, non ci si comporta così. È impensabile per delle foto. Simone, che vuol dire quali foto? Niente, non farci caso. Altra cioccolata? Verde, quando Dima arriverà non uscirà più con te. Hai capito bene. Lascialo perdere. Direi che preparo 2 cioccolate calde. Tu stai bene? Ice, non importa. Allora sbrigati, Ice. Comunque sai che hai dei capelli davvero bellissimi. Grazie. Ragazzi, ho deciso, cancello le foto da Instagram così non ci saranno problemi. Diana, non puoi farlo, non è giusto. Ascolta, Mia, non metterti in mezzo, ok? Tu non sai niente di loro due. Sì, Mia, grazie, ma non serve. Allora ho cancellato 3 foto, ne sono rimaste 97.
Oh mio Dio, non posso credere ai miei occhi. Che c'è? Oh! Quindi ne ho cancellate altre due e ne sono rimaste 95 ragazze. Mi dispiace cancellarle. Diana, mi dispiace per te. Non avresti dovuto fidanzarti con Simone. Guarda. Quindi restano 90 foto. Ragazze, che c'è? È Simone con Verdi al bar. Accidenti! Fatemi un po' vedere. Mia, fatti gli affari tuoi. Nat, mandami quella foto. Mia, che ti prende? Hai appena rovinato la mia relazione. Ma che dici? Sta già abbracciando un'altra. Diana, devi sbarazzarti di lui, questo è quanto. Mia, non capisci? Simone è il ragazzo più figo della scuola e... E anche Diana lo è. Sì, è la più figa. Non capite? Siamo fatti l'uno per l'altra. Non voglio altri ragazzi. E se tu non avessi interferito con noi e non avessi disturbato Simone, sarebbe andato tutto bene. Se pensi davvero che la colpa è la mia, allora lui è quello che ti meriti. Sistemeremo tutto e non grazie a te. Accidenti, ragazze, questo sì che è un bel problema, non credete? Non preoccuparti, Diana, penseremo a come sistemare tutto. Ma senza Mia, perché la porti sempre a scuola, eh? Sapete, ragazzi, avete ragione. Senti, Mia, tornatene a casa. Crei solo problemi, ecco cosa. Dovrai tornare a casa. Vuoi liberarti di me? Adesso chiamo tua madre e le dico tutto. Forza, quanto. Chiamala. Non ci spavento. Ragazze, calme. Non voglio problemi con mamma, ok? In fondo è anche colpa delle foto, no? Non è solo colpa mia, no? Ascolta, Diana, non devi startene qui a piangere, dovresti protestare. Ascolta, Mia, Diana non è come te, è gentile, è affettuosa e carina. Ehi, perché mi hai lanciato quella giacca? Simone si comporta così perché tu sei così gentile e carina, ecco perché. Ascoltate, ragazze, forse Mia ha ragione, forse dovrei fargli vedere chi sono, che posso essere anche una dura se voglio. Sapete, è facile per Simone dire Diana, cancella le foto, ma sono le mie foto e a me piacevano. Ascolta, Diana, se accetti io ti aiuterò e Simone non si comporterà più così con te. Quanto è strapotente, Mia, non la sopporto, e tu, Nat, si è fastidiosa. Ok, Mia, che devo fare secondo te, eh? Per prima cosa, togliti tutti questi fiocchi e quel vestito rosa. Ma di che sta parlando? Ok, lo farò. Diana, così rischi di rovinare tutto. Non dovresti fidarti di questa Mia. Sì, invece io le darò dei consigli giusti e Simone sarà nostro. Nostro? Pronto? Ciao, come stai? Sì, io sto bene. Senti, ho visto un anellino carinissimo, lo vorrei tanto. Stella, quanto costa l'anello? Pensi davvero che ti comprerà quell'anello? Costa 1500 euro. Tesoro, solo 1500 euro? È molto economico. Stella, un fidanzato? Beh, più o meno. Vuole farsi comprare un anello che costa 1500 euro? Ci sta provando, ma lui non glielo comprerà mai. Cosa? Me lo compri? Ragazze, me lo comprerà? Mi comprerà un anello tutto mio? Cosa? Glielo comprerà? Zenia, ma dove l'ha trovato questo tipo? Ha degli amici per caso? No, ha solo un'amica e sono io e non ve lo presenterò mai e poi mai. Avete sentito mai? Zenia, ti ricordi il nostro accordo? O abbiamo tutte un fidanzato? O tu sei fuori dalla squadra? Ragazze, parlate sul serio. Pensavo sareste state felici per me. Siete gelose? Non siamo gelose, ma non avrai la tua relazione finché anche noi non avremo un fidanzato. Oh, Rane, ho bisogno di aiuto. Vattene, non abbiamo tempo per te. Zenia, hai capito? Sapete una cosa, ragazze? No, non ho capito. Perché io lo amo. Allora non sei più una rana, ok? Rane, ho bisogno di un consiglio sulle relazioni. Hai assolutamente sbagliato. Un momento, siamo stanche delle relazioni. Sapete una cosa, ragazze? Anch'io sono stanca delle relazioni. Il ragazzo che amo non si accorge di me. Oh mio Dio. Sai cosa? Neanche a noi ci notano. Non ci notano affatto. Sapete una cosa, ragazze? Visto che abbiamo un problema in comune, riuniamoci. Voi mi farete entrare in squadra e insieme saremo delle rane invincibili. Aspetta, hai deciso di cogliere il momento per entrare in squadra? In questo modo? Ragazze, credete, mi sento di avere delle cose in comune con voi. Io sono una rana. Ascolta, non sei nata rana, sei nata bulla. Ecco cosa, non ci separerai. Peggio per voi, vi avrei aiutate contro le bagni. Lo faremo anche senza di te. Dov'è Zenia? Non lo so, è andata via, dobbiamo cercarla, andiamo. Bene, ragazze, ora farò vedere a Simone chi sono. Diana, non farlo, ti prego. Diana è troppo. Accidenti, ragazze, può farcela, no? Sì, che Simone veda la nuova Diana che sono diventata. Diana, forse non dovresti farlo. Dovrei e lo farò. Bunnies, Bunnies, Diana, che succede?
Ciao, ciao Ryan. Ciao Ryan. Dov'è finita la ragazza affascinante? Collant strappati? Ascolta Ryan, io sono glamour anche in nero. Cheerleader glam, Diana glam e ribelle molto glam. Diana, meno chiacchiere, vai e pensa a Simone. Non fa per te, stavi meglio come ragazza glamour. Anche noi gliel'abbiamo detto. Non esiste più la ragazza tenera. Ma Diana! Fermati, andiamo a vedere che succede. Sì, andiamo. Beh, Simone, ti stai già consolando con un'altra, visto la tua foto con verde. Oh mio Dio, guarda, che succede? Lo sapevo che Diana non l'avrebbe dimenticato. Diana, non è colpa mia, io ero solo seduta lì in attesa dell'ordine. Verde, non sto parlando con te, sto parlando con Simone. Hai mai visto Diana così? Proprio no, voglio sapere che succederà. Forse dovremmo lasciare il caffè? Hai visto Patrick? Se abbracci altre ragazze io mi vestirò in quel modo e ti farò la stessa cosa. Ma non mi comporterò come Simone. Mi togli le mani e i piedi da dosso? Simone, che devo fare? Le devo cancellare quelle foto? No, non devi farlo. Ah, Simone, che faremo per i tuoi abbracci con verde, eh? Risolvetevela tra voi, io devo andare. Ho capito, niente più divieti. E si possono fare le foto, non ci saranno più abbracci con altre tipe. Ah, hai visto com'era spaventata verde? Sì, credo abbia funzionato. Bunny, Bunny, venite qui. Che è successo a Diana? Siamo scioccati. Ha deciso di dare una lezione a Simone. Raga, avete visto come ha messo il piede sulla sedia? Amici, chissà come finirà. Vedete che bella ragazza che ho? Una ribelle, sì. Allora, Simone, che prendiamo? Ice, cioccolata calda per la mia tipa. Ti ha fatto a fette, Simone. Lo ha proprio sconfitto. Diana, e allora? Tutto alla grande. Senti, Simone, a proposito, cancella tutte le foto dal tuo Instagram in cui sei in pantaloncini, ok? Le cancello subito, non mi piacevano, erano terribili. Ecco qua. Professor Mike, vede? Sta litigando con Simone, lo offende. Diana? Sì, va tutto bene, perché? Sì, va tutto alla grande, prof. Ok. Verde, ma va tutto bene. Professore, non è vero, lo stava offendendo. Gli ha fatto questo con le labbra. Verde. Diana ha appena cambiato stile, mi piace molto. Bene, Simone, ti conviene, perché ora sono una ribelle. Ti accetterò sempre. È fantastico. Beh, ragazzi, allora ho vinto io, Simone. Mettete il pollice in su, iscrivetevi, premete la campanella e aspettate i nuovi episodi. Ci vediamo presto. Ciao. Cavolo, l'ha steso! D'accordo, farò lo stesso con Ice e io farò lo stesso con Max. Ora capisco perché non abbiamo un fidanzato, perché dovremmo fare come fa lei.